Nell'epoca dei social e della rivoluzione digitale c'è un mezzo di comunicazione che non passerà mai di moda, ossia la radio. E in occasione dei 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme al Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno dedicato una moneta a questo immortale strumento e al suo inventore, ossia Guglielmo Marconi. Rebecca Vespa Berggrund è andata proprio per noi e ha assistito alla sua coniazione. Guardiamo. Una moneta celebrativa emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. E noi di Uno Mattina saremo tra i primi ad assistere alla coniazione. Sottosegretario, allora, madrina d'eccezione per questo evento, ha coniato proprio lei la moneta? Una moneta che racconta tanta storia di un'Italia che ha voglia di crescere, un'Italia che si è raccontata tanto e ha ancora tanto da raccontare. Ci sono le cuffie, c'è il microfono, ci sono le onde radio, poi le sigle URI, EIAR, le antesignane, poi RAI, Radio Audizioni Italiane. Sull'altro lato, Guglielmo Marconi. Beh, il percorso parte da come partiva tanti anni fa, quindi da una attività manuale che è la realizzazione del bozzetto, proprio in questo caso in matita. Viene realizzato un calco in gesso e qui siamo ancora nella fase prettamente tradizionale, quindi una scannerizzazione del calco in gesso che poi viene trasferita al processo industriale di produzione con la realizzazione del punzone che poi permette il conio. Eccola qui, direttore, lei è un po' il padre di questa iniziativa. Sì, il 2024 per la RAI è stato un anno ricchissimo perché abbiamo co-celebrato i 100 anni della radio e i 150 anni di Guglielmo Marconi. Abbiamo chiesto al Poligrafico di coniare questa bellissima moneta. Abbiamo lavorato con loro sin dall'inizio, abbiamo fatto i bozzetti insieme, è stata un'esperienza molto bella perché noi non facciamo questo mestiere. Direttore, che dire allora? Lunga vita a Radio RAI! Eh sì, allora partirei proprio da questa locandina perché per celebrare Guglielmo Marconi ricordiamo il 6 ottobre a Roma e noi qui abbiamo il regista Leonardo Petrillo, buongiorno. Buongiorno. E allora veniamo a teatro il 6 ottobre, ci vuole raccontare però la serata, in che cosa consiste? Esatto, il 6 ottobre non sarà a teatro ma sarà a Palazzo Corrodi, che è lì dove esattamente un secolo fa, il 6 ottobre del 1924, Ines Viviani Donarelli, e contrariamente a quanto si dice, è stata la prima annunciatrice radiofonica italiana. Faceva parte lei di un quartetto d'archi che rappresentò un pezzo di Haydn proprio in quell'occasione. E a Palazzo Corrodi, che apro un inciso perché noi siamo un paese di bellezze incredibili, è uno spazio bellissimo ristrutturato da Paolo Portoghesi, che soltanto diciamo alla fine degli anni Ottanta, ma che inizia proprio grazie a questo Herman Corrodi, un pittore paesaggista, che decide di dare una casa a tutti quanti gli artisti e poi diventerà anche la sede dell'EIAR, della Fonoroma. Allora, diciamo per quella serata avete trasformato Palazzo Corrodi in un teatro? In un teatro dove è in scena la radio. Che bello, E dove questa radio è come le radio attuali, ripresa in streaming. Quindi abbiamo le tre arti, il teatro, la radio e la televisione contemporaneamente, credo che sia la prima volta. Quindi passato, centro, futuro, tutto avete preso. Esatto. Ecco, ma esatto. Che cosa vedremo poi nel corso della serata anche? In questa prima serata che è di lancio vedremo il concerto che fu fatto un secolo fa, appunto con il quartetto d'archi della Nova Amadeus, lo spettacolo teatrale, una pillola di quello che sarà lo spettacolo che poi andrà in tournée con tre grandi attori, e bisogna citarli assolutamente in ordine alfabetico, Jane Alexander, Fabrizio Falco e Sara Putignano, e raccontiamo un po' tutta la vita. Io ho parafrasato un po' l'Ariosto, no? Le donne, i cavalieri, le armi, le cortesie, le audaci imprese, gli amori. E in questo caso le cortesie sono gli studi che Marconi ha fatto, le audaci imprese sicuramente, perché lui per mandare in onda le onde, appunto, ha usato anche aquiloni, ha fatto delle cose fantasmagoriche e soprattutto gli si chiede nello spettacolo, lei ha dei rimpianti? Dice sì, forse aver aiutato in qualche modo Fermi a costruire l'atomica, ma lo ha anche aiutato a costruire quello che è il radar, e la storia di oggi ci insegna che i radar riescono a creare anche gli studi.
gli scudi, che impediscono ai missili di arrivare. E allora, Leonardo Petrillo, sarà solamente l'inizio questo, il 6 ottobre, come stava dicendo, poi percorrerà tutto il nostro stivale, quindi poi ci rivedremo proprio per lanciare le date. La tournée. Grazie per essere stato con noi. Noi adesso